bisogna fare tutto, l'autista, la babysitter, la cuoca, la sarta, tutto. Sono tutte belle le mamme del mondo quando un bambino si stringe. Autista dei figli, chef per tutta la famiglia, ma anche golf, personal shopper ed insegnante privato. Si sa, nel lavoro di mamma c'è un po' di tutto, grande impegno, dedizione e soprattutto reperibilità 24 ore su 24, senza contare che spesso e volentieri si tratta di un doppio lavoro che va a sommarsi ad un altro impiego per le mamme lavoratrici. Ma quanto dovrebbe essere retribuito il lavoro di mamma per tutte le cose che riesce a fare durante una giornata? È quello che si è chiesto il portale prontopro.it, che in occasione della festa della mamma ha voluto calcolare quale sarebbe lo stipendio delle madri, prendendo in considerazione tutte le attività svolte dentro e fuori casa con le relative paghe orarie. Lo stipendio di mamma arriverebbe così a superare la bellezza di 3.000 euro al mese. Penso che sarebbe veramente giusto, un lavoro molto impegnativo e sarebbe un giusto riconoscimento. È riconosciuto il lavoro di mamma oggi? Secondo me un po' sottovalutato, perché richiede tante energie e comunque è un lavoro che va oltre l'educazione che si cerca di dare, 24 ore piene. Sarebbe male, sinceramente, io lavoro, quindi sia faccio quello che quell'altro, quindi non sarebbe una cattiva idea, però non penso che sia realizzabile una cosa del genere. Comunque mi aiuta anche molto mio marito. Io penso che lavoro da sola e non ho neanche la maternità e quindi questa cosa mi sembra molto... non è una bella cosa per niente. Io sono di 9 mesi e sto lavorando perché purtroppo non mi retribuiscono niente, quindi secondo me andrebbe retribuito anche chi lavora in proprio, ecco. Ci vuole molta energia, però non so come sarebbe se potessi fare solo la mamma, perché io lavoro anche, quindi non glielo so dire. So che comunque è ripagato da quello che danno i figli, quindi non mi viene neanche da monetizzarlo. Ma non sfiorirà la loro mente, sono tutte belle le mamme del mondo.